Buongiorno, sono Alessandro Marconi, Pips Fishing. Facciamo questa panoramica oggi, che è mercoledì 20 gennaio 2021 e sono le ore, 13:40. E vediamo un pochino sui mercati cosa dobbiamo aspettarci oggi. E quindi prima vediamo il calendario economico perché oggi c'è l'insediamento. Lo metto subito in primo piano. Vediamo così mi vedete. Scusate, ecco, così mi vedete anche voi, anche me. E c'è l'insediamento del presidente Biden, chiaramente. Penso lo sappiano anche i gatti. Però, a parte quello, prima c'è molte notizie, molti gatti, fra cui importantissimo la decisione del tasso di interesse CAD, tutti i dati del dollaro canadese, anche se il tasso non dovrebbe cambiare perché è dato alla solita percentuale dello 0,25, però è sempre una notizia che smuove i mercati. Quindi attenzione a operare sul CAD, su strumenti che hanno il CAD dentro. E poi oltre il discorso dell'insediamento Biden c'è anche le scorte settimanali di petrolio che però oggi sono emesse alle 22:30 italiane, quindi se qualcuno fa una operatività multi-day sul petrolio deve tenerne conto, altrimenti per un'operatività intraday di solito a quell'ora si chiudono le posizioni. Ok? E poi dunque, seconda cosa che vi devo dire, intanto facciamo così, ok? Un attimo che cerco di chiudere questa finestra e volevo andare sull'altro monitor. Eccolo qua dove abbiamo la forza relativa delle valute a quest'ora chiaramente e potete vedere che abbiamo il dollaro americano un pochino debole, quindi quando sono rosse le caselle indica debolezza, quando sono in blu indica forza. Quindi abbiamo il dollaro americano piuttosto debole. L'euro nostro euro è totalmente debole, anche se rispetto al dollaro americano, come vediamo fra 2 minuti sui grafici, c'è un pochino di rivalsa del dollaro americano rispetto all'euro. Infatti, euro-dollaro sta scendendo. Poi abbiamo il franco svizzero, che anche lui è debole. Solo l'euro è più debole del franco svizzero, infatti vedete che su euro CHF la colonna è azzurra, blu. Poi è totalmente forte l'australiano, al contrario del neozelandese che si comincia di nuovo a rafforzare sulla colonna M30, però vedete che i grafici un pochino più con time frame più robusti, l'H4 e H1 è ancora rosso. Quindi c'è un accenno di ripresa di forza che si dovrebbe allineare con il suo cugino, diciamo così, l'australiano. Poi a salire c'è il CAD, dove ci sono i dati che abbiamo appena detto che si sta rafforzando e comunque è forte nei confronti di quasi tutti. E poi il re delle valute direi che oggi è la sterlina, che è totalmente positiva rispetto a tutte le altre fino al 4 ore, ma vedete che anche sul daily ha solo la casellina rossa sull'Audi, che infatti Audi e sterlina sono i due comandanti del mercato attuale. E per finire lo yen che è stato molto debole fino a qualche giorno fa, però ora sembra che si stia un pochino reagendo, anche se vedete che
nelle ultime ore McLenka e H1 è un pochino misto, è un pochino indeciso. Ok, questa era anche la panoramica della forza delle valute che è sempre bene guardare. Ora andiamo sul pezzo forte, ovvero sia, allora chiudiamo questo, altrimenti viene fuori tutti i pop-up di annunci, ok? E andiamo sul grafico H4. È il solito grafico NVR 2021, per chi lo dovrebbe già conoscere, altrimenti vedete i video precedenti. Partiamo subito con Euro-Dollaro. Euro-dollaro ha fatto prima il rimbalzo sul supporto, vedete qua, poi il trend c'è da dire, vedete le medie, che è short, per cui questo è stato un ritracciamento del trend short che è rimbalzato con anche molta precisione sulla media, la prima media che io metto, la media 50. Questa è la media 50 e questa è la media 100. E nelle ultime 8 ore, perché queste sono candele di 4 ore l'una, è rimbalzato e ora sta tornando verso il supporto. Se continua la fase di spinta ribassista, chiaramente questo supporto salterà, perché altrimenti non verrà confermata la fase ribassista. Quindi aspettiamolo almeno qua, almeno che arrivi qua, e poi vediamo un pochino. Se salta anche il livello 1,20,53, allora vedrete che ha un discreto margine di discesa. E il primo supporto successivo, io vedrei che il mio indicatore me lo indica chiaramente a 1,19 e 25, dove c'è questo bel punto di svolta. Resistenza diventata supporto. Però aspettiamolo intanto qua. Poi, e quindi mettiamo l'indicazione generale, che è la direzione da cercare, che è un bel sell. Ok, Euro GBP, anche questo è debole, rimbalzo su supporto buy, questo l'avevo scritto più o meno qua. Ora sta lateralizzando, però attenzione che devo correggere, perché è vero che qui ha rimbalzato, però vedete che si è spinto ben sotto, quindi la voglia di bucarla questo supporto c'è, si vede chiaramente, l'ha già fatto una volta, anche se poi ritornato su. Quindi siamo in sell con chiusura sotto. Una tastiera piuttosto scadente, e quindi ci scrivo un po' male. Supporto. Ok, sell con chiusura sotto supporto, molto chiaro. E ci siamo, perché vedete che cerca la sterlina, che è molto più forte dell'euro, cerca di buttare giù anche questo supporto. Andiamo avanti, andiamo Euro-Yen, anche qui tipo l'euro, guardate come viene giù a bomba, rimbalzo su resistenza, messa qui, e ora sell verso chiaramente qua, il supporto. La bellezza di questo template è che ti fa già vedere le cose più importanti. Quindi basta solo leggere senza scervellarsi tanto su candele, configurazioni strane. Sì,
Si vede poi se c'è bisogno di vedere se c'è una pin bar, basta allargare un pochino il grafico e si prova, però l'allungamento generale è già chiaro appena si apre il grafico. Poi vedete qua, vedete questa po' di barra di forza candele che sta facendo la candela odierna com'è forte, quindi non si va certo contro un coltello che cade. Euroaudi, ancora questo, ancora Sell, sta facendo minimi decrescenti, massimi decrescenti, quindi c'è poco da ragionarci. Anche qua aspettiamo un pochino quando arriva su il supporto, qua 1,55 e 92, cosa succede? Però se tanto mi dà tanto dovrebbe buttarlo giù. Andiamo sull'ultimo che ho con l'euro, Eurocard, sell anche questo, al card, Eurocard, abbiamo visto che il card è forte, infatti sta tirando giù l'euro, c'è anche l'annuncio del tasso di interesse e anche qua c'è poco da fare, in sell come riferimento prendiamo questo. 1,53 e 35 come livello di atterraggio di questa planata. Anche qui forza totalmente ribassista. Passiamo alla sterlina che è molto imbizzarrita e anche se l'ultima candela, vedete quella in corso, ha rimbalzato su questi massimi 1, 2, 3, 1. Un quarto massimo relativo, e quindi qui non è da escludere se riprende forza il dollaro, anche visto l'insediamento del presidente, che potrebbe avere un sussulto di forza il dollaro e venire un po' giù e fare anche uno swing tipo questo. Poi non sappiamo se arriva come quello precedente in fondo, però almeno continua a scendere e magari sarebbe opportuno con prudenza cercare qui operazioni short. Qui avevo scritto buy fino a 1,3710, ci è arrivato alla perfezione, eccolo qua, 1,3727, addirittura un pochino superato. Quindi qui mettiamo ok. Ci avrebbe messa la spunta, ma non ce l'abbiamo. Ok. E ora mettiamo che dovrebbe scendere. Aiuto, no, non volevo premere questo tasto. È bene sempre mettere qualche appunto sui grafici che analizziamo perché poi ci si ricorda dove eravamo, cosa avevamo visto e ci aiuta poi i giorni successivi. È molto molto utile. Qui ho evidenziato solo questo trading range che però ha superato anche qua stesso movimento del cable, uguale, pescato il massimo e prima candela di reazione negativa. Qui non c'è di mezzo il CAD con i dati, c'è di mezzo Yen, per cui però sembra che voglia fare un movimento un po' speculare la sterlina. Vediamola anche su sterlina franco-svizzero. Qui invece franco-svizzero è molto debole rispetto alla sterlina e quindi la sterlina va ancora su, ha già bucato questa resistenza. Quindi qua poi vedremo successivamente dove può arrivare, però qui confermiamo la buy e c'è stata già la rottura del supporto. E qui non siamo neanche in ipercomprato, vedete, siamo sempre bassi come oscillatore, per cui ha ancora straga da fare. Non è detto che rivenga a testare subito la resistenza, ma può anche continuare. Ok, GBP CAD, veloci, veloci, qui c'è il CAD di mezzo, queste sono le due valute più forti,
c'è un accenno di rimbalzo, quindi di ripresa di forza del CAD, però questa non è neanche una vera pin bar per ora. Qui un po' di prudenza io lo eviterei oggi GBP CAD perché c'è una situazione un po' ambigua con i dati in uscita. Passiamo al dollaro americano, questo è sempre laterale contro lo yen. Confermo che è laterale perché finché non mi esce da quest'area qua, vediamo un pochino se riesco a disegnarvela al volo, proprio al volo, volo. Eccola qua. E eccola qua, io farei così, io farei così. Qui lasciamo stare, però questa congestione frena il prezzo, per cui confermiamo la visione laterale per ora e lasciamolo stare. USD CAD, qui ci sono le due valute più movimentate oggi. Da una parte c'è il nuovo presidente, da una parte i tassi di interesse, per cui qui graficamente siamo su sell su resistenza, l'ha già fatto, l'avevo scritto quando era nei pressi della trend line, ora è già sceso su quasi su questo supporto, quest'area di supporto che però negli ultimi swing non l'ha sentiti. E non l'ha sentita quest'area e ha praticamente proclamato l'area di vero supporto recente, questo qua a 1,26 e 25 circa, per cui qui è bene non operarci oggi perché l'ho già detto, sono valute movimentate tutte e due, però la tendenza è short. Andiamo su SBCHF, lo specchio più o meno di euro-dollaro. Euro-dollaro scende e USDCHF dovrebbe salire. Qui ho messo sell sulla resistenza più o meno qua, ha fatto questa piccola discesa, è rimbalzato e attualmente è un po' imbrigliato. Mettiamoci un bel rettangolino che evidenzia il movimento, un po' l'ingolfamento che ha questo cambio. Sell su resistenza, ora mettiamo laterale. Laterale, ora cerca di rompere, ci scrivo laterale, tendente al buy. Perché? Euro-dollaro è short, quindi se segue quello che fa abitualmente, cioè il contrario di euro-dollaro, si dovrebbe rafforzare il dollaro americano e bucare quest'area di resistenza e continuare. Però prima lo deve fare perché qua è un'area forte, vedete quante volte c'è rimbalzato il prezzo. Chi lo dice che ora sfonda e va su? Prima me lo deve far vedere e poi si ragiona. Audi USD che era buy, era rialzista. Qui abbiamo un pochino prezzo su supporto qua, ora invece è rimbalzato sulla resistenza. Quindi ha corso veloce in questi ultimi giorni il prezzo. Anche qui ha fatto questi swing molto precisi. Si è fermato sulla resistenza e qui bisogna un po' aspettare. La UD è forte, però vediamo un pochino il dollaro come si comporta dopo, se veramente si rafforza con le lezioni, con il discorso di Biden, insomma l'insediamento di Biden. Quindi anche qua prudenza. NZUSD, siamo prezzo su supporto e c'è rescato, quindi qua c'è un'altra congestioncina da evidenziare. Eccola qua, e anche qua vediamo. Sono le 2 ore del pomeriggio. Sono le 14 ore del pomeriggio, ok. E 20 minuti che parlo, dai, ce la faccio. Entro mezz'ora vi libero. E qui c'è un'area di ex supporto forte, infatti qui
prezzo ci ha rimbalzato. Stesso discorso se si rafforza un po' il dollaro qui. Si torna almeno verso l'area qua di base di supporto a 0,71, facciamo 0,71. Poi andiamo avanti, siamo a NZKG CAG, anche qua abbiamo il CAG benedetto che ci mette i dubbi, perché qui sarebbe totalmente ribassista, però ora il prezzo sul supporto vedete che è rimasto qui, è rimasto qua, e anche qua c'è una bella area chiara di congestione che io evidenzio perché non fa mai male. Mettiamola qua, dai. Quest'area qua è quella dove il prezzo mi sa che si muoverà un pochino indeciso. Quindi è ancora valido l'indicazione di prezzo su supporto. Infatti vedete quest'area com'era resistenza, ora ha invertito il ruolo e sta rispettando il prezzo. Qui come forza delle candele siamo quasi alla metà fra il ribassista e il rialzista blu, però la forza è poca anche delle ultime due candele, per cui bisogna evitare di operare su cambi o cross che hanno movimenti così piccoli e incerti. Andiamo finalmente sul petrolio WTI che continua a salire. Avevo messo un Fibonacci su un altro grafico e mi sta dando ragione. Qui ha rimbalzato su 53,88. Però la mia visione è che riesca a bucare anche questa resistenza e andare verso i 56. Poi il 56 trova un ostacolo relativo a Fibonacci un pochino più importante. Questo comportamento del petrolio dipenderà anche dai dati che escono stasera alle 22:30, abbiamo visto. Quindi se ci sono più scorte, il prezzo teoricamente dovrebbe un pochino calare, dovrebbe venire un pochino giù. Poi ricordiamoci che il petrolio WTI è quotato in dollari, quindi se si rafforza il dollaro scende anche questo. Se per qualche ragione il dollaro non si rafforza, allora è facile che rompa anche questo livello di resistenza e vada verso i 56. Finiamo con l'oro finalmente, questa cavalcata. Qui vediamo chiaramente è in congestione, questa l'ho disegnata io, si può anche allargare. Si allarga dunque come altezza, mettiamola qua, e come profondità abbassiamola un pochino. E però vediamo la reazione del dollaro americano che comincia a spingere e a spingere giù il prezzo dell'oro, per cui intanto probabilmente lo farà rientrare in questa trend line, poi vediamo se scende ancora. Però attualmente la congestione, mettiamo congestione, tendenza sell, tendenza, bello questo. Ve l'ho detto che c'è una tastiera che fa schifo. Tendenza. Oh, ok, perfetto. Io ho finito 25 minuti che parlo, quindi poco. E non c'ho da dirvi altro, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Alessandro Pips Fishing.